Da lunedì il reparto di chirurgia dell'ospedale di Ribera torna alla piena operatività. Dopo la medicina e il pronto soccorso si completa il percorso di riconversione di quello che era diventato il Covid Hospital di riferimento della provincia di Agrigento. Circa 3 anni fa siamo stati costretti a chiudere il reparto di chirurgia in quanto gli spazi servivano per i pacienti Covid. L'emergenza Covid è decretata come finita, nel senso che ormai in tutti gli ospedali c'è qualche paziente Covid, ma non siamo in quella fase di qualche anno fa. E quindi da lunedì riattiviamo l'unità operativa dipartimentale di chirurgia. Sono previsti 6 posti in letto, ma c'è la possibilità di ampliare. Sì, nel piano ospedaliero, nella rete ospedaliera, l'UESD era composta da 6 posti letto, però di fatto i posti letto nel reparto sono 10. Indubbiamente gli anni del Covid hanno lasciato all'ospedale di Ribera importanti investimenti, come nel caso della terapia intensiva, ma anche delle sale operatorie. Le sale operatorie erano già state fatte prima del Covid, erano state adeguate, erano nuove prima del Covid. Il Covid lascia invece una serie di infrastrutture diverse, nel senso che lascia delle attrezzature importanti di terapia intensiva e di distribuzione dei gas medicali, nonché dei sistemi di areazione dell'intero ospedale. Chirurgia che potrà operare anche con la laparoscopia e che andrà ad ampliare l'offerta sanitaria. La laparoscopia non è una novità, nel senso è ormai bagaglio comune di tutte le unità operative chirurgiche. Ormai è chiaro che moltissimi interventi non vengono fatti in open, cioè non vengono fatti con la vecchia tecnica di apertura, di laparotomia, ma vengono fatti in maniera endoscopica. Noi l'endoscopia a Ribera, dal punto di vista diagnostico, è sempre stato un fiore all'occhiello, nel senso che abbiamo avuto ottimi risultati e una gran mole di lavoro. Ora ampliamo l'offerta con l'endoscopia operatoria, che in pratica verrà fatta anche a Ribera. Così il direttore sanitario dell'ospedale di Ribera rispetto alla questione dei reparti doppione che da sempre genera un acceso dibattito. I reparti doppioni è chiaro che non sono una buona cosa e si cercherà, ma già l'abbiamo fatto, di differenziare l'offerta. Naturalmente sta a questo ai chirurghi valutare quali pazienti operare a Sciacca e quale paziente operare a Ribera. Non sono io, diciamo, che posso entrare nella clinica del paziente. Però è chiaro che vi sono dei reparti, molti sostengono i doppioni. Io sui doppioni ho tutta una mia filosofia, nel senso che le specialità di base, cioè la medicina interna o la chirurgia generale, è una forzatura a chiamarli doppioni. Doppioni sono due cardiologie, due pneumologie, due malattie infettive, cioè due strutture specialistiche, ma lei consideri che non bastano per la medicina, le faccio un esempio, né i posti di Sciacca né i posti di Ribera, perché siamo in overbooking a Sciacca e in overbooking a Ribera per quanto riguarda il ricovero in medicina. Quindi il doppione poi è relativo su queste specialità di base. Il problema rimane sempre quello però della carenza dei medici. Da questo punto di vista, per l'attivazione della chirurgia, com'è la situazione a Ribera? Allora, questo è un punto dolente che riguarda un po' tutta l'ASP, riguarda forse tutta la Sicilia. E noi in pratica stiamo aprendo, in quanto per ora hanno fatto un contratto al dottore Tornambè, Giuseppe Tornambè, che era in quiescenza, e quindi questo ci dà l'opportunità di integrare l'organico. E poi a scavalco, nel senso che ha un ordine di servizio, ma farà anche dei turni a Sciacca, c'è il dottore Tornambè figlio, che farà sia Sciacca che Ribera. Quindi questo ci permette di aprire Ribera.